Ciao, bentornati sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io mi chiamo Elisa e ogni lunedì ci siederemo qua insieme e vi racconterò un caso di true crime che mi ha particolarmente scioccata. Se l'argomento vi interessa, vi consiglio di iscrivervi al mio canale perché ogni lunedì faccio un video nuovo e ogni lunedì sono qui per voi. Voglio fare una piccola premessa prima del video di oggi. Questo sarà un video molto molto pesante, non che gli altri siano divertenti. Ma questo in particolare è molto violento e ci saranno anche violenze sessuali, violenze fisiche, quindi insomma se per voi è troppo, non è magari il video per voi, non c'è nessun problema, ogni lunedì faccio un video, potete tornare il prossimo lunedì, non mi offendo. Volevo soltanto fare questa piccola premessa e fare il mio solito piccolo disclaimer in cui dico che non voglio per nessun motivo mancare di rispetto a nessuna persona coinvolta in questo caso. Il mio è solo un video a scopo informativo e ho raccolto tutte le informazioni che ho trovato su internet e le ho messe insieme in un video per potervelo raccontare meglio. Il caso di oggi è sul rapimento di Colleen Stan, anche conosciuto come il caso della ragazza nella scatola. Anche di questo caso ho messo un'anticipazione sulla mia pagina Facebook, che se non seguite vi metto qua sotto. È un caso molto molto famoso in America e non solo, perché hanno fatto anche il film e ho visto dai commenti che mi avete lasciato sull'articolo che ho pubblicato su Facebook che molti di voi l'hanno visto, molti di voi conoscevano questo caso. Colleen Stan è nata il 31 dicembre 1956 in Oregon, Stati Uniti, e aveva solo 20 anni al momento della sua sparizione. Il 19 maggio del 1977 Colleen decide di fare l'autostop per andare fino al nord della California, appunto dall'Oregon, e sono circa 800 chilometri per sorprendere una sua amica per la sua festa di compleanno. E ricordiamoci che questi sono gli anni 70, quindi fare l'autostop negli anni 70 in California era assolutamente normale, era una cosa che veramente tutti i giovani facevano. Intorno a mezzogiorno di quello stesso giorno, Colleen è a metà strada del suo viaggio, si trova nella cittadina di Red Bluff, in California, e aveva ancora circa 2 ore di viaggio da fare, quindi sta cercando un nuovo passaggio. A un certo punto si avvicina a una macchina con una giovane coppia all'interno e Colleen li guarda e sono appunto due ragazzi giovani, una coppia, e lei tiene un bambino in braccio di 8 mesi, quindi Colleen era una ragazza molto intelligente e molto prudente. Tra l'altro aveva già rifiutato 2 passaggi in quella stessa cittadina perché non gli erano sembrati sicuri. Le persone che le avevano offerto il passaggio non le erano sembrate affidabili. E quindi guarda questa giovane famiglia con questo bimbo piccolo in macchina e dice: sono perfetti, sono quelli giusti. Well, this is a safe ride, and I thought I was kind of thanking my lucky stars. Oh, this is just wonderful, you know. Questa coppia era formata da Janice e Cameron Hookers. Erano una giovane coppia, come ho già detto, erano sposati da poco e avevano appunto un bambino di 8 mesi. Quindi Colleen entra in questa macchina. All'inizio non si scambiano tante parole, c'è un po' di silenzio, però non è una cosa neanche tanto strana, nel senso sono tutti sconosciuti, non si sono mai visti, non hanno niente di cui parlare. Colleen sta scroccando un passaggio, nel senso non è proprio strano. Quindi Colleen all'inizio non pensa nulla di male. I did kind of get a creepy feeling while we were driving there because he kept looking in the rearview mirror and like checking me out. A un certo punto si fermano in una stazione di servizio e Colleen approfitta per andare in bagno. E Colleen inizia a percepire una sensazione strana, senza nessun motivo in realtà, però inizia a sentire che c'è qualcosa che non va e le viene questo impulso di scappare via. E poi si dice: ma sì, è una sensazione stupida, è una cosa stupida da pensare. Non c'è niente che non va, è una famiglia. Perché sto pensando queste cose, no? Sono paranoica. E quindi ignora questa sensazione e risale in macchina. Kept telling me to jump out the window and run and never look back, and I thought, why do I feel this way? Why do I want to do this? Bisogna sempre ascoltare il nostro sesto senso. Sempre. Quindi la macchina riparte. Colleen dice che i toni della conversazione iniziano a cambiare. Cameron inizia a essere un po' strano e a un certo punto scende proprio il silenzio. E all'improvviso Cameron con la macchina gira in una strada sterrata, completamente isolata. Ferma la macchina. Janice e il bambino scendono dalla macchina e Cameron punta un coltello alla gola di Colleen. Suddenly he jumped in the back seat. He had a knife and he held it up to my throat, and I just froze and said, are you gonna do what I say? And I thought, oh my God, this guy's gonna kill me. And so I said yes. E Cameron tira fuori una spada
scatola, un marchingegno strano che a quanto pare era proprio sul sedile di fianco a Colleen per tutto il tempo, però lei non ci aveva fatto caso. Ed è questa scatola fatta di legno, riempita di materiale isolante, che Cameron mette in testa a Colleen. E mi ricorda proprio quel marchingegno che c'era nel film Soul Enigmista, non so se l'avete visto, ma è veramente una cosa spaventosa. Quindi Cameron ha messo sulla testa di Colleen questa scatola, la lega e si rimette alla guida dell'auto e riparte. Quando arrivano a casa della coppia, Cameron porta Colleen nel seminterrato, le toglie tutti i vestiti e la lega per i polsi al soffitto e la lascia proprio sospesa, sospesa per aria. And he had that head box thing attached to the top of it, and he put that around my head. And he had connected my wrist up to the sides of the box, and he left me there like that all night. And I was in so much pain, my wrist hurt, and I just thought, I'm gonna die, I'm gonna die. Colleen chiaramente è spaventatissima e terrorizzata, non sa dove si trova, non sa cosa sta succedendo e inizia a urlare perché cos'altro fai in una situazione del genere? E subito Cameron arriva da lei per punirla e la minaccia dicendole: guarda che se continui a urlare io ti recido le corde vocali perché guarda che l'ho già fatto prima. E a quanto pare questa cosa è vera, perché a quanto pare Cameron e la moglie avevano già provato a rapire un'altra ragazza per tenerla prigioniera e siccome questa ragazza urlava troppo, che strano, Cameron le ha reciso le corde vocali, solo che purtroppo questa ragazza è morta dissanguata perché non puoi recidere le corde vocali a una persona e pretendere che non muoia. He told me right in the beginning, he said, go ahead and scream. He said, I'll cut your vocal cords, I've done it before. And I believed him. Quella notte Cameron passa tutta la notte a torturare Colleen, per ore e ore la tortura in dei modi brutali e la lascia sempre completamente nuda, ma coi polsi legati al soffitto, però almeno le mette qualcosa sotto i piedi per appoggiarsi, almeno non è più sospesa. In tutto questo la famiglia sapeva che Colleen sarebbe andata appunto nel nord della California, sapeva che avrebbe fatto l'autostop, sapeva che stava andando lì, sapevano che Colleen sarebbe andata dalla sua amica e che sarebbe stata dalla sua amica un paio di giorni prima di tornare a casa. Quindi i primi giorni la famiglia non si è minimamente preoccupata, mentre l'amica in California non sapeva neanche che Colleen stesse andando a trovarla, perché se vi ricordate era una sorpresa, Colleen stava facendo una sorpresa per il compleanno della sua amica, quindi questa amica non l'aspettava neanche. Dopo 4 giorni la famiglia inizia un po' a preoccuparsi, a farsi qualche domanda, perché non pensavano che Colleen si dovesse fermare così tanto a casa della sua amica, quindi anche la compagna di stanza di Colleen chiama la sua famiglia e gli dice che Colleen non è ancora tornata a casa, quindi lo trovano molto strano, non da lei. Ricordiamoci che a quei tempi non c'erano cellulari e quindi non c'era modo di chiamarla e sapere dove fosse. Knew there had to be something wrong. Because Colleen was not the one to just take off and leave like that. She would have called and let us know. She would not have let us worry. Quindi la famiglia chiama ovviamente la polizia, però non hanno nessuna traccia, non hanno nessuna idea di come fare a trovarla. La strada dall'Oregon alla California è davvero tanta, quindi letteralmente Colleen poteva essere ovunque. Unfortunately, I was just thinking that someone has probably killed her. It was like she just disappeared off the face of the earth. Quindi i genitori iniziano a cercarla anche loro stessi, da soli, proprio con la macchina, prendono la macchina e iniziano a fermarsi in ogni città lungo la strada, provando a chiedere, ma sembrava che Colleen fosse scomparsa nel nulla. Nel frattempo, nel seminterrato di Cameron Hookers, Colleen veniva torturata e sempre tenuta legata e adesso non era più legata al soffitto, ma Cameron costruisce apposta per lei una scatola di legno, una specie di bara. Quindi Colleen viene tenuta in questa scatola per 23 ore al giorno. 23 ore al giorno, completamente nuda al buio dentro questa scatola, legata e bendata. Viene liberata solo per appunto 1 ora al giorno, ora in cui viene torturata
tutto il tempo e suppongo le venga anche dato qualcosa da mangiare in quest'ora. E Janice e Cameron, nel frattempo, i rapitori, vivevano la loro vita come se niente fosse. Di giorno Cameron andava a lavorare e Janice stava a casa a badare al bambino, e quando Cameron tornava a casa da lavoro andava dritto dritto da Colleen e le parlava per ore e ore, sempre tenendola ovviamente chiusa nella scatola. Le parlava tantissimo e le scattava anche un sacco di fotografie. This photo was later altered by police. The white area covers Colleen's naked body, chained to a device hooker called the rack. He attaches electrical wires to her and gives her shocks of electricity. E questa routine va avanti per mesi e mesi. Colleen rimane per mesi legata, bendata, per 23 ore al giorno nella scatola. Nel frattempo la sua famiglia continua a cercarla, a essere molto preoccupata, ma siccome sono passati mesi e non hanno avuto nessuna notizia, nessuna traccia di Colleen, la madre addirittura manda alle autorità locali la documentazione dello stampo dei denti di Colleen, nel caso in cui la polizia trovasse un corpo e dovesse identificarlo. E questo fa capire davvero quanto avessero ormai quasi perso le speranze. Nel frattempo, nel seminterrato, le torture continuano e sono sempre e solo da parte di Cameron. La moglie, diciamo che gli facilita il lavoro e tante volte si ferma anche e rimane a guardare. Dopo 8 mesi di queste torture giornaliere, nel gennaio del 1978, Cameron toglie finalmente la benda a Colleen e per la prima volta in 8 mesi Colleen può vedere dove si trova la stanza che la circonda, perché finora non aveva ancora visto dove si trovava. Era stata bendata per 8 mesi. Cameron apre una, diciamo, porticina di una specie di sgabuzzino in questa stanza che era pieno zeppo di riviste pornografiche, di pornografia molto molto violenta e molto molto sadica. Prende una di queste riviste e la porge a Colleen. It had an article about the slave trade and these slave owners and all this, and I thought, oh my god, this is real, you know? And I was just shaking. Poi porge a Colleen un contratto, e questo contratto parlava di un'organizzazione per la tratta degli schiavi che si chiamava The Company, e dice a Colleen che se vuole rimanere con lui deve firmare questo contratto, perché l'alternativa è che lei venga venduta ad altri, appunto, padroni di schiavi di questa organizzazione molto molto potente, e che il suo destino sarebbe stato molto peggio con queste altre persone, che quindi le conveniva rimanere con lui. He was very meticulous and he always had things to back up his stories, and I did what he said because I believed that he would kill me if I didn't. Nel contratto c'era scritto che Colleen rinunciava totalmente alla sua persona, diciamo, e si arrendeva completamente al volere e ai desideri di Cameron. E Colleen lo firma. Cameron spiega a Colleen che questa company era formata da persone molto molto potenti e che stavano sempre a guardare. Loro erano osservati 24 ore al giorno, e che se Colleen avesse provato a scappare o avesse provato a parlare con qualcuno, The Company avrebbe ammazzato tutta la sua famiglia. Da quel momento in avanti Cameron inizia a chiamare Colleen Kay, non come un nome ma proprio come la lettera K, è come se la chiamasse K, e non è ben chiaro che significato possa avere la lettera K per Cameron, però penso che sia stato un modo per disumanizzarla, per privarla della dignità di essere umano. E Colleen a sua volta doveva chiamare Cameron Master, cioè padrone, e poteva rivolgergli la parola solo se Cameron le dava il permesso. Dopo aver firmato questo contratto, però, Colleen viene trattata leggermente meglio, letteralmente leggermente, ovvero che doveva sempre stare nella scatola, ma poteva starci vestita adesso, e qualche volta poteva anche togliersi la benda dagli occhi. E un'altra cosa cambiò: fu violentata per la prima volta da Cameron, perché fino a quel momento Cameron l'aveva soltanto
soltanto torturata brutalmente, ma non aveva mai abusato sessualmente di lei e invece da questo momento verrà anche violentata. E ho letto che a quanto pare il fatto di non violentarla prima era un accordo tra Cameron e la moglie. La moglie non gli dava il permesso di avere rapporti sessuali con Colleen, ma a quanto pare Cameron voleva assolutamente e la moglie a un certo punto gli ha semplicemente dato il permesso. Un anno dopo il suo rapimento nel maggio del 1978, la famiglia Hookers decide di trasferirsi in una casa mobile, sempre ovviamente con Colleen come prigioniera. E Cameron costruisce un'altra scatola di legno da adattare a questa nuova casa e la tiene sotto il letto di lui e la moglie. Quindi hanno questo letto ad acqua, questo materasso ad acqua, e sotto il materasso d'acqua tengono Colleen chiusa nella scatola. Now Cameron Hooker built another box for his slave, as this replica used later in the trial shows. The ventilated box fit into the frame of his and Janice's waterbed. There, Colleen would spend the majority of the next 2 years, subjected to every detail of the couple's private life. Dopo un po' di tempo, Cameron concede un po' più di libertà a Colleen. Poteva, per esempio, aiutare con i lavori di casa, faceva giardinaggio nel giardino di casa loro. E Cameron e Janice ebbero un altro figlio e Colleen poteva aiutarli a badare al bambino. Successivamente, Cameron inizia a costruire quello che lui chiama dungeon, cioè una specie di cella segreta in cui aveva intenzione di tenere Colleen e anche altre donne che aveva intenzione di rapire. E addirittura costringeva Colleen ad aiutarlo e a costruirla con lui. We dug this big hole underneath a shed in the backyard. It was like his fantasy. He always wanted to get other women. Qualche volta Colleen veniva lasciata a fare le sue faccende di casa senza supervisione, addirittura. Cameron era a lavoro, Janice magari badava al bambino e Colleen faceva le sue cose, le sue faccende senza che nessuno la controllasse. E nonostante questo, Colleen non ha mai provato a scappare ed era anche comunque esposta ai vicini di casa, alla gente perché poteva uscire, appunto, detto che faceva giardinaggio nel giardino davanti casa, quindi i vicini di casa la conoscevano, sapevano chi fosse, ma lei non ha mai provato a chiedere aiuto. E dopo aver fatto le sue faccende di casa, tornava spontaneamente nella sua scatola. E il motivo era semplicemente che era troppo spaventata di questa company che potesse ammazzare tutta la sua famiglia e potesse ammazzare lei. I believed in the company. I believed he was in this company. I believed that they would do horrible things to me if I went against him or if I tried to run away. Nel 1980 sono passati quasi 4 anni e Colleen si è guadagnata abbastanza la fiducia di Cameron, per cui lui le lascerà fare una telefonata alla sua famiglia, chiaramente minacciandola che questa company ascoltava anche tutte le telefonate, erano completamente sotto sorveglianza e quindi se lei avesse provato a chiedere aiuto alla sua famiglia, sappiamo cosa sarebbe successo. He said the company was watching them and that they were on their phone and they were listening and you know if I dared to say anything people they'd be right in and they'd hurt people. Quindi Colleen chiama a casa e risponde sua sorella Bonnie. I said, "Hello, who is this?" She goes, "This is your sister Colleen." And my heart it just E a questo punto, come abbiamo detto, erano passati quasi 4 anni e la sua famiglia era ormai convinta che Colleen fosse morta e che non l'avrebbero rivista mai più. Quindi immaginate lo shock quando Colleen telefona a casa e dice: "Sono io, sono Colleen." La famiglia era sconvolta e le hanno fatto tantissime domande. Ma Colleen, appunto, era così spaventata di questa company che non ha rivelato molto. I just told her that I was all right. And that I miss them all and I love them all. She was saying, "My time's gonna be up soon. We better start saying our goodbyes, you know." Dopo questa telefonata, la famiglia non ha contattato le autorità perché comunque Colleen aveva detto che stava bene, che andava tutto bene, quindi non hanno pensato di doversi preoccupare.
E in realtà la famiglia dirà che erano convinti che Colleen si fosse unita a un culto religioso e che questo era forse il motivo per cui lei era scomparsa. E quindi hanno proprio anche cercato di non pressarla troppo con le loro domande perché avevano paura che Colleen potesse ribellarsi e allontanarsi ancora di più. L'avevano ritrovata dopo 4 anni, non volevano che si sentisse oppressa da tutte queste domande, quindi hanno semplicemente accettato il fatto che lei si sia finalmente fatta sentire e non hanno pensato che ci fosse niente dietro. E mesi dopo Cameron addirittura accetta che Colleen vada a trovare la sua famiglia di persona, a patto che lui possa andare con lei. Quindi vanno dalla sua famiglia senza preavviso, senza avvertire prima, bussano alla porta e Cameron si presenta come il fidanzato di Colleen e dice che la lascerà con la sua famiglia per 24 ore con la scusa che lui deve andare ad un convegno di lavoro e che dopo 24 ore sarebbe andato a riprenderla. E addirittura i genitori di lei, per avere un ricordo di questa giornata così bella con la loro figlia dopo che non la vedevano per tanto tempo, hanno scattato una foto a lei insieme a Cameron che li ritrae abbracciati, come se niente fosse. Quindi Colleen rimane con la sua famiglia da sola per 24 ore e non dice niente. Come ho già detto, la sua famiglia non voleva pressarla con mille domande, anche perché si stava ai loro occhi, avvicinando sempre di più. Aveva finalmente fatto una telefonata, adesso era addirittura andata a trovarli, quindi non volevano spaventarla, diciamo, e spingerla lontana da loro di nuovo. She wasn't giving us any information on where she had been and where she will be going. And the entire family, we were all afraid to set her down and get it out of her. We were just afraid we would lose her again. Il pomeriggio seguente Cameron torna e la prende e la riporta a casa. They shared an emotional goodbye as a family member snapped one last picture, a smiling Colleen with her arms draped around her tormentor, Cameron Hooker. E appena tornati a casa, Cameron tornerà a tenere Colleen prigioniera nella scatola per 23 ore al giorno di nuovo. Probabilmente perché si è sentito un po' minacciato, si è spaventato, forse ha pensato di averle dato un po' troppa libertà. Non è chiaro il motivo, però Cameron ricomincia a trattarla come all'inizio e continuerà a trattarla così per altri 3 anni. La terrà per 3 anni chiusa nella scatola per 23 ore al giorno, fino al 1983. Ricordate, lei è stata rapita nel 1977, quindi a questo punto sono 6 anni. And I mean, I was locked up day and night. I was allowed to get out and use the bathroom and maybe eat something and drink some water and be locked up again. Nel 1983 Janice, la moglie di Cameron, inizia a interessarsi al cristianesimo e Colleen era cristiana. Quindi Cameron inizia di nuovo a darle un po' più di libertà e le consente di poter uscire dalla sua scatola per andare in chiesa con Janice. Sometimes while Cameron was at work, Jan would come and let me out of the box and we would read the Bible together. So we kind of became friends on that level. Nel 1983 le permettono di nuovo di poter aiutare in casa, aiutare a badare ai bambini. Cameron decide ad un certo punto che vuole che Colleen sia la sua seconda moglie e le permette addirittura di trovare un lavoro. Scusate, rido perché è assurdo. Quindi Colleen trova lavoro in un motel e passa un sacco di tempo quindi da sola, lontano da casa di Cameron e Janice Hookers, ma continua a non dire niente, è sempre terrorizzata dalla minaccia di questa company, non vuole che la sua famiglia venga uccisa per colpa sua. E quindi lei esce, va a lavoro e poi dopo lavoro torna a casa e torna nella sua scatola. Il 9 agosto 1994, dopo 7 lunghissimi anni, Janice finalmente crolla. Being exposed to the Bible and the truth and going to church and everything just kind of opened up her heart and made her realize I have to do something. Janice ammette a Colleen che The Company non esiste. Anzi, precisamente le dice che The Company esiste, è una cosa reale, ma che Cameron non ha niente a che fare con questa company e che quindi tutta quella storia che la company li osservava, che avrebbero ucciso la sua famiglia,
Non era vero. E The Company era l'unica cosa che teneva Colleen in quella situazione, era l'unica cosa che le impediva di cercare aiuto. Quindi Colleen, dopo questa informazione, esce di casa, prende un autobus e se ne va. Scende dall'autobus e telefona a Cameron da un telefono pubblico e gli dice che lei se ne sta andando e che lui non può fare niente per fermarla. Cameron a questa notizia rimane sconvolto, inizia a piangere come un bambino. And I said, I'm leaving and you can't stop me. And he got really upset and he was crying and I just hung up the phone and I got on the bus and I left. E Colleen torna finalmente dalla sua famiglia e riprende a vivere la sua vita normalmente e non dice niente. Non dice dove è stata, non dice che cosa è successo, non denuncia Cameron. Vive la sua vita come se niente fosse. E addirittura si mantiene in contatto con Cameron, ogni tanto gli telefona e si aggiornano sulla loro vita telefonicamente. Dopo 3 mesi ancora, appunto, Colleen non ha detto niente a nessuno e Janice va in chiesa e chiede al suo pastore se può fare una confessione. She was very agitated and very upset and didn't know how to approach it. And it began to unfold things that I never dreamed could ever happen. And as she told the story, I said, wait a minute, I cannot listen to this alone. We need someone else here. Janice dà il permesso al pastore di chiamare la polizia e racconta tutto. Dopo 4 giorni dalla confessione, la polizia riesce a rintracciare Colleen. E all'inizio la polizia non credeva a Janice perché era una storia talmente assurda e terrificante che non le credono. Pensano che si stia inventando tutto. Quindi rintracciano Colleen e vanno a parlarle, a interrogarla. E la polizia dice che Colleen era totalmente normale. Non sembrava una ragazza che stesse uscendo da poco da quella situazione, da 7 anni di prigionia e di torture brutali. Ed era normale, parlava di questa situazione, la raccontava nei dettagli, infatti poi la polizia ha dovuto ricredersi e ha dovuto credere a questa storia, però ne parlava come se non ne fosse traumatizzata per niente. It was so bizarre, they were not wanting to believe this woman's story. After they talked to me, I don't think they had a choice. They had to believe it. Cameron finalmente viene arrestato e Janice, siccome ha aiutato la polizia ad arrestare Cameron, le viene data l'immunità e hanno fatto un patto che se Janice avesse testimoniato contro Cameron in tribunale non avrebbe fatto neanche un giorno di galera. Durante il processo, e questa cosa per me è davvero inquietante, non hanno trovato assolutamente niente nel passato di Cameron che possa giustificare il mostro che era. A quanto pare ha avuto un'infanzia normalissima, dei genitori amorevoli, era un bambino assolutamente normale, pieno di attenzioni e di amore da parte della famiglia, quindi non è chiaro del come abbia potuto trasformarsi nel mostro che è. Tutte le case in cui gli Ukers hanno vissuto sono state perquisite e hanno trovato tantissime cose che hanno poi portato in tribunale. We found a lot of leather restraints. The 2 head boxes. We found what we call the stretcher hooks in the ceiling. Cameron aveva centinaia e centinaia di riviste, come ho già detto all'inizio, pornografiche, ma molto molto violente. E hanno trovato anche tantissime foto che lui faceva a Colleen, sia a Colleen nella scatola, sia durante le torture che le infliggeva. It just literally goes over your head and then closes up. They tell me it eliminates all sights, all sounds, all sense of direction. Appena questo caso è diventato pubblico, i media sono impazziti, ovviamente. Era una storia talmente allucinante che sembrava un film, non potevano credere che fosse un fatto successo realmente. Il processo inizia e Cameron viene imputato di 18 diverse accuse, tra cui ovviamente rapimento, violenza sessuale e altri infiniti crimini sessuali. E Cameron si dichiara non colpevole, dicendo che Colleen era totalmente consenziente a tutto ciò. E c'erano un sacco di prove. La foto che i genitori le hanno scattato, in cui lei era sorridente, abbracciata a Cameron, il contratto che lei aveva firmato, il fatto che comunque lei, nonostante abbia avuto tantissime occasioni, non abbia mai cercato aiuto, il fatto che lei si sia tenuta in contatto con lui anche una volta tornata a casa, che gli telefonava
Jonas, ma l'avvocato di lei ovviamente sostiene che quello non era consenso, era semplicemente che Cameron le aveva fatto il lavaggio del cervello completo e che lei era semplicemente terrorizzata che questa company sterminasse la sua famiglia se lei avesse parlato e che potesse avere anche un po' di sindrome di Stoccolma, ovviamente. E la sindrome di Stoccolma penso che molti di voi lo sapranno, però è quella condizione in cui inizi a sviluppare dei sentimenti positivi verso il tuo carnefice, una sorta di amore, e inizia a instaurare un rapporto quasi di alleanza e solidarietà con il tuo carnefice. E questa cosa era evidente che Colin ne soffrisse, ma non è reale amore, non è una persona che è nel suo sano stato mentale. Nel settembre del 1985 iniziò la seconda parte del processo e la prima a testimoniare fu Janice. Janice was responsible for kidnapping Colleen and keeping her against her will for 7 years. And yet she was also responsible for freeing her. Furono presentate davvero tantissime prove degli svariati modi in cui Colleen era stata torturata da Cameron. We had all the props, we had all the things that they used, both the head boxes were there, all the cuffs. E il contratto è stato un punto cruciale di questo processo perché dimostrava proprio il momento in cui Colleen si era arresa, il momento in cui aveva iniziato a credere e a farsi condizionare da questa storia della company. Hanno addirittura ricreato una replica della scatola in cui Colleen era tenuta per farla vedere alla giuria in tribunale e addirittura hanno invitato la giuria a poterci entrare dentro per mettersi davvero al 100% nei panni di Colleen e di quello che lei aveva passato. I would go home and I was having trouble sleeping. I was dreaming the things that were happening to her. Anche Colleen fu chiamata a testimoniare e diede una versione dettagliatissima, molto precisa e lucida di tutto quello che era successo dall'inizio alla fine. E dopo la testimonianza di Colleen fu veramente difficile per gli avvocati di lui continuare a sostenere la teoria che lei fosse consenziente. E di conseguenza in quel momento l'avvocato di Cameron tira fuori queste lettere, che erano lettere d'amore che Colleen aveva mandato a Cameron per cercare ancora una volta di sostenere appunto l'ipotesi che fosse una cosa consenziente. One of them read, I seem to be falling deeper and deeper into love with you with each passing day. It certainly indicated that there was some emotional feelings between Colleen and Cameron. Colleen ammette che le lettere sono sue, che sono scritte da lei e che è stata lei a mandarle a Cameron, ma sostiene che le ha scritte soltanto perché se lei era carina con Cameron, se era gentile con Cameron, anche Cameron di conseguenza era un po' più gentile con lei. Gli avvocati di lei portano anche degli psicologi in aula per far spiegare meglio il fatto che comunque lei è stata soggetta a un lavaggio completo del cervello. The sudden kidnapping, the death threats, being housed in a darkened area, the limiting communication. Hatcher was testifying to on the stand saying, this is real, this is how it happens, this is how these people lose control of their own lives. Dopo 3 settimane di questo processo, Cameron fu chiamato anche a testimoniare e Cameron sostiene che lui sì, è vero che l'ha rapita, ma sostiene che da lì a pochi mesi lei si è innamorata di lui e che quindi da lì in avanti è stato un rapporto consensuale. Dopo 5 settimane la giuria si ritira per deliberare e gli è voluta addirittura 1 settimana per decidere un verdetto. Chiaramente Cameron viene accusato di tutte le possibili accuse che erano state fatte contro di lui, viene dichiarato assolutamente colpevole. We the jury in the above entitled cause find the defendant Cameron Hooker guilty of the offense of kidnapping, guilty of the offense of the rape on the stretcher. The judge gave Cameron consecutive terms totaling 104 years. Colleen da subito vuole tornare ad avere una vita normale, il prima possibile. Vuole trovarsi un lavoro, vuole prendersi una macchina. È stata per così tanto tempo senza una vita, ha perso così tanto tempo che non vedeva l'ora di poter iniziare una vita tutta sua. Quindi si mette subito a studiare e addirittura si sposa, e anche se questo matrimonio finisce poi in un divorzio, da questo matrimonio viene fuori comunque un figlio. E infine Colleen userà questa sua terribile esperienza per fare del bene e fa un sacco di campagne contro
la violenza e anche per aiutare altre donne che magari erano state rapite o erano state abusate, e fa anche la volontaria per tante linee telefoniche d'aiuto. Cameron nel 2015 gli fu rifiutata la possibilità di revisione del suo caso, e un'altra possibilità di richiesta di revisione sarà nel 2022, ma sicuramente gli verrà negata e passerà tutta la sua vita in prigione senza nessun dubbio. Per questo caso è tutto, grazie di avermi ascoltata, di avermi guardata. Se vi è piaciuto questo video, per favore mettetemi un like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi, ogni lunedì io sarò qui con un video nuovo.